siamo alla follia pura. Cioè noi siamo di fronte a un'infezione che con i numeri che abbiamo già oggi ha una mortalità, una letalità intorno all'1-2%, perché i dati ci dicono che avremo alla fine probabilmente qualcosa come 3-4 milioni di persone infettate, se non di più. Allora lei non fa la respirazione bocca a bocca per un'infezione che potrebbe, nella lontana ipotesi, contagiare una persona con una letalità dell'1% e lascia morire uno perché ha un'insufficienza respiratoria o perché ha un arresto cardiaco, perché non gli fa respirare. Ma cerchiamo di essere seri. Se siamo arrivati dove siamo arrivati, al contenimento dell'infezione, il merito maggiore va ai cittadini che hanno fatto la loro parte, per cui bisogna fare un plauso che sono rimasti in casa, che hanno usato le mascherine, che hanno usato il distanziamento e si sono levati le mani. Per cui continuiamo su questo percorso, che è il percorso di responsabilizzare il cittadino, non di mettergli dei cavigli e delle regole che poi diventano anche difficili da applicarsi. Scusi, per capire una cosa, perché più ne metti, più si...